serata importante per noi, per l'Associazione Museo dello Storico Carnevale di Ivrea, perché vede il compimento di un qualcosa, di un'opera alla quale stiamo lavorando da ben 3 anni. È stato un lavoro di squadra, veramente di gruppo e di squadra. Io infatti inviterei i nostri amici in costume a raggiungermi qui sotto al palco, ringraziandoli, accoglieteli con un applauso, grazie. E qui con noi vedete, diciamo, la storia che contraddistingue il nostro carnevale, da un rito della natura rappresentato da questi nostri amici in costume celtico, quindi un rito della natura, un antico mondo che ancora oggi torna nelle feste, e il rito della cultura, il punto più alto a cui il nostro carnevale arriverà nell'Ottocento, e quindi questa nostra gentile rappresentante che rievoca questo bellissimo gesto dal quale è partita quella famosa battaglia delle arance che tutti noi conosciamo. Ma qual è stato il nostro obiettivo? Cosa abbiamo voluto fare? Noi abbiamo voluto raccontare il carnevale. Il carnevale è qualcosa che si racconta sempre. Abbiamo qui il nostro sostituto, il quale racconterà passo passo tutto quello che succede, ma il carnevale stesso è un racconto. Tutto, sempre, chiunque vive un pezzo di carnevale racconta un pezzo della sua storia. E quindi noi cosa abbiamo voluto fare? Rendere omaggio a questa storia, perché chi viene a Ivrea spesso rimane colpito dalla battaglia delle arance, che è bellissima, fantasmagorica, però vede un sacco di altre cose di cui in realtà non ha nessuna conoscenza, non capisce come stanno insieme. Allora il nostro obiettivo è stato proprio questo, di mettere insieme una parte scritta, quindi io e Franco Quaccia, che ringrazio che è qui in sala con noi, abbiamo raccolto tutto quello che negli ultimi, diciamo, 30 anni, va, facciamoci uno sconto, diciamo anche 40, abbiamo raccolto di studio storico sul carnevale, quindi mito, rito, tradizione, cerimonia, interpretazione, invenzione della tradizione, tutte cose che fanno una parte importante all'interno della nostra manifestazione. Ma oggi è importante anche un altro linguaggio, non solo quello scritto, quello dell'immagine. E noi ci siamo detti, mancava un documentario fatto con i criteri attuali che raccontasse il carnevale. I nostri fotografi sempre ci raccontano il carnevale magnificamente bene, ma è una storia per noi, perché noi vediamo nei filmati dei fotografi questa storia, ce la raccontiamo, ma in realtà non la spieghiamo. Il nostro obiettivo è stato quello di spiegare anche proprio questa storia. E poi, non paghi, ecco, abbiamo anche pensato che il nostro amato regista Andri Verga poi arriverà, intanto un applauso, una fiction sulla leggenda medievale di Violetta, ve ne parlerà poi lui, e abbiamo tradotto tutto questo in un'opera, in un prodotto, e chiamerei qui Gianpaolo Verga, eccolo. Il nostro editore, che è, a cui lascio la parola, perché lui è quello che è, racconta il canavese, ultimamente sta veramente con tutte le sue opere raccontando la nostra terra. Due parole per introdurre un po' chi siamo, forse nel mondo eporediese siamo, come te, canavesi, ancora meno, un pochino conosciuti.
però è un'avventura che portiamo avanti ormai dal 2010, quasi 10 anni di cammino per raccontare il canavese, che è un po' la nostra missione, un po' la nostra volontà. E poi è capitato nel 2014 che abbiamo iniziato un percorso insieme a un cognomo, lo chiamo così, Henry Verga, che non siamo parenti, però comunque abbiamo come affinità quella di voler raccontare il nostro territorio insieme. Noi lo raccontiamo attraverso le parole, attraverso le pubblicazioni, e insieme a Henry invece le racconta attraverso quelli che sono, appunto, come diceva prima Gabriele, un altro linguaggio, che è quello del video, molto moderno, e li vediamo come prodotti che non sono alternativi uno all'altro, ma che possono, anzi devono andare insieme per raggiungere il maggior pubblico possibile. Abbiamo iniziato nel 2014 già con un argomento vicino a quello che è il mondo del cuore di Esi, con Voce del Cuore, Amerigo Guglielmo. Abbiamo lavorato poi con nel 2015 con Re Arduino, quindi anche questa è un'opera molto interessante, sempre legata, per parlare di territorio, tra il mondo anche portoghese, che tutto sommato Arduino parla anche di Ivrea. Abbiamo poi coinvolto Guido Gozzano nel mondo più canavesano, canavese occidentale, con Aglie, per esempio, e poi nel mondo canavesano ci siamo allargati nel 2017 con Canavese dalle Sapore, che poi nel 2018 abbiamo anche tradotto in inglese. Questo per cercare di raggiungere proprio un pubblico il più vasto possibile. Dopodiché sono stato contattato da Henry per una nuova esperienza, per lui molto attesa. Lui ci tiene molto a questa quest'opera che ha portato avanti ormai da oltre 2 anni abbondanti. Tre anni quasi. Dove lui ci teneva molto, ci tiene molto a poter raccontare questo territorio che per tutto il canavese è un territorio di riferimento. La città di Ivrea è un luogo che deve essere anche proprio da traino su quello che è tutta la politica, anche economica, perché turistica, diciamo, del nostro territorio. E in questo modo ha prodotto questo documentario, questa feature che poi andrete a vedere, che è una cosa molto bella, e che insieme a Gabriella, tra Cocquaccia, è tutto un altro team molto esteso, è stato messo insieme all'interno di questo prodotto, che poi, per chi non l'ha ancora preso, lo troverete all'ingresso. Anche il confezionamento è leggermente diverso dal passato. Henry su questo ci teneva molto a fare un confezionamento particolare per questa tematica a lui tanto cara. E per questo... Certo, e anche questo è il frutto, no? Di un lavoro di squadra. A me interessa molto questa sera che vi giunga questo messaggio. Insieme possiamo fare tanto, perché abbiamo una marea infinita di competenze. Con noi hanno lavorato associazioni come i ragazzi che voi avete visto in costume, fanno parte di associazioni che fanno rievocazioni storiche, che raccontano sempre il nostro territorio, i legami del nostro territorio, anche per esempio con la realtà di Torino, che è fondamentale anche comunque nel nostro carnevale, tanti di questi legami esistono. Quindi è importante questo, ecco, questo è un lavoro a tantissime mani, curato, ideato, come l'idea è partita da Andri insieme all'Associazione Museo. Noi abbiamo voluto fare proprio un omaggio al nostro carnevale e alla sua storia. E a sottolineare questo, io mi permetto di dirlo, che la scelta è anche stata quella che voi troverete questo, quindi un libro e un DVD, ad un prezzo veramente allettante, sono 20 euro. È voluta questa cosa perché questo faccia sì che tutti possano veramente godere della bellezza, della ricchezza, della storia del nostro carnevale. Vi auguro una buona visione. Buona visione. Lo storico Carnevale di Ivrea è una festa di inizio anno, la cui origine si perde nella notte dei tempi. Una festa che celebra l'arrivo della primavera. La sera del Martedì Grasso, lo scarlo, un alto palo di legno ricoperto di erica
eretto da una giovane coppia di sposi il lunedì mattina durante la cerimonia della zappata, brucia nelle piazze dei rioni, tra le grida festanti. Si auspica così un futuro ricco e felice. Sono i piccoli abbà, in rappresentanza delle parrocchie cittadine, ad appiccare il fuoco allo scarlo, ricordando i loro antichi predecessori che nel 600 e 700 erano a capo delle badie. Al suono di pifferi e tamburi guidavano il tempo della festa, un antichissimo rito della natura che nel corso dell'Ottocento si trasforma in un rito della cultura. Il generale, il suo stato maggiore e il sostituto del gran cancelliere, membri di quel nuovo corpo borghese e notabile che si sta affermando in città, entrano nella festa, creando nel corso dei decenni una mitica rappresentazione napoleonica. Il 1858, vigilia dell'Unità d'Italia, vede l'ingresso della Mugnaia, eroina che veste il tricolore e che sulle note della leggenda di Violetta cantata a gran voce nei giorni della festa si erge sul suo cocchio dorato. La vezzosa Mugnaia, paladina del popolo, dea che esalta e difende i valori della patria e della libertà. Il Medioevo urbano entra nella festa a celebrazione di un passato importante da ricordare, da festeggiare in un grande rito che ogni anno sorge, vive, muore e rinasce. E su tutto volano le arance, in una battaglia entusiasmante e coloratissima. Da un gesto di omaggio ottocentesco, il frutto diventa il proiettile che si scambiano gli arancieri a piedi, il popolo in rivolta, e gli arancieri sui carri, i soldati dell'oscuro tiranno, trasformando l'intera città in un inno al valore della libertà ritrovata. Antico e moderno, vecchio e giovane, storia e leggenda. Una festa sempre uguale a se stessa e agli ideali che la formano, al contempo sempre nuova e che sempre rinasce nei gesti di chi la interpreta. Grazie. È veramente difficile parlare qua,
Veramente sempre detto, stavolta è toccato a me. Io vi ringrazio più che altro perché siete qua, ma perché dai vostri applausi penso che vi sia piaciuto tutto questo. Io dico un numero, 177, questa è l'unica cosa che mi sono segnato ieri quando stavo cercando di capire qualcosa da dire. 177 sono le persone che hanno lavorato e hanno avuto a che fare con questo progetto nell'arco di quasi 3 anni. 177 persone che siamo riusciti a coinvolgere, non solo chiaramente dalle persone che hanno, che avete visto e quindi come comparse, come gruppi storici, come intervistatori, ma anche tutte le persone che hanno lavorato dietro. Le persone che lavorano dietro a volte sono anche più importanti, ma le persone che hanno messo la faccia poi alla fine siete voi, sono le persone che indossando un abito quel giorno di carnevale, diciamo facendo di quel carnevale non solo una manifestazione, ma anche, lasciatemi dire, uno stile di vita, perché in quel momento state raccontando veramente un passato lunghissimo, l'avete visto adesso. E quindi tutti insieme si racconta la storia. Io ho cercato di metterlo insieme in un'oretta di documentario, sicuramente sarebbe molto più lungo raccontarlo nei minimi dettagli, però avete visto una panoramica di come appunto nei secoli tutto questo si è dipanato e si è creato. Che dire, l'associazione del museo è stata vicinissima, senza di loro, senza Gabriele Gianotti e Franco Quaccia, che ringrazio tantissimo, tutti i personaggi che ho intervistato e poi chiaramente tutti gli altri gruppi. Non mi dilungo tanto in tutti i ringraziamenti perché veramente se no ho 177 nomi da leggere e non mi passa più, però vi volevo un attimo introdurre quello che vedremo subito dopo. Vi chiedo ancora un 15 minuti di attenzione perché poi alla fine è nato tutto da lì. Io venivo al Carnevale dei Ivrea, io non sono pelediese e forse questo mi ha aiutato in un certo punto perché ho visto un po' dal di fuori, no? Io venivo qua, vedevo della gente vestita da medioevo, poi subito dopo ti giravi, c'è uno nel 1700, e poi una signora vestita di bianco che tutti applaudivano, però non dice niente, e allora dici, ma e poi si tirano le arance, e dico, ma questa gente cosa sta facendo? E allora, no? Cioè, dici, c'è qualcosa sicuramente sotto. E tutto questo mi ha portato alla leggenda, forse la leggenda più famosa, penso, del canavese per quanto mi riguarda, che è la leggenda di Violetta. Io faccio questo di mestiere, faccio la regia e mi occupo di riprese audiovisive. Questo l'abbiamo fatto invece insieme agli amici, proprio per coronare un po' il sogno di fare un po' di cinematografia tra appunto amici. E ho coinvolto dei professionisti, amici anche quelli, degli attori e dei non attori, che dopo, se avete tempo, vi presento. E quindi quello che volevo fare adesso è presentarvi la leggenda di Violetta come l'ho interpretata io. Essendo una leggenda, ho preso sicuramente spunto da quello che ho trovato e che mi è stato detto. Non sempre le leggende combaciano, per questa invenzione, come diceva Barbero, no? Questa invenzione della tradizione è molto forte e secondo me diciamo, è da stimolo e poi parte tutto da lì, insomma. Volevo passare anche la parola a sicuramente diciamo un po' l'amministrazione comunale, che è quella che ci ha anche patrocinato questa serata, quindi chiamo il vice sindaco. Grazie, ben trovati. Dove vai? Rimani qui. Andri Verga. Mi sono solo asciugato. Ti volevo qui perché bello, 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 e quindi grazie, grazie, grazie. Grazie a Gabriella Gianotti, io non vedo nessuno, quindi l'ho vista prima in platea. Grazie a Franco Quaccia, grazie a Raimondo Mazzola, grazie a tutti voi, grazie ad Andri Verga, e vi chiederei un applauso il più lungo possibile.
un documento importante, non solo per chi ha nel carnevale, scusate sarò blasfema, il Monsignore non c'è adesso, glielo riporterete, è anche un po' una fede per tutti noi, quindi, ma non solo per noi, anche proprio per chi ama la storia. Quando ho sentito Alessandro Barbero sono saltata sulla poltrona e mi fa molto piacere averlo così sentito con grande passione di parlare del nostro carnevale. Mi è venuta in mente la canzone di De Gregori che dice la storia siamo noi, ed è così. E mi è venuta in mente anche un'altra cosa, parlando di Tuchinaccio, della nostra comunità che è sicuramente molto calda. Quando si guarda il carnevale da di fuori si può pensare che in quei momenti ci siano momenti di conflitto nel carnevale, di conflittualità, alcuni parlano di violenza, eccetera. Ho capito una cosa, che noi iniziamo a discutere come comunità subito dopo il carnevale, discutiamo più o meno tutto l'anno e ci riappacifichiamo, come succede per il Podestà, che testimonia il Podestà proprio a carnevale. Questo ha dimostrazione che il carnevale è anche la nostra forza. Quindi grazie a tutti quelli che l'ho sentito prima dire, l'ho notato, di generazione in generazione, da rito della natura a rito della cultura, grazie a voi e a tutti quelli che nel carnevale portano il proprio impegno, portano la propria passione, il proprio amore, perché è la passione che passa di generazione in generazione. A tutti loro il grazie della comunità che oggi pro tempore ho l'onore e l'onere di rappresentare. E finisco col dire che mi avete ricordato che questo documentario, non so dove sia Gabriella, ma sarebbe bello che girasse di continuo nella prima sala del Museo del Carnevale, che spero ci sarà. Grazie. E sia fisicamente. Finisco per dire che per fare questo faccio mio quello che diceva Gabriella. Per riuscirci sicuramente dovremo farlo insieme. Violetta, la leggenda. A chi si ribella? È farina, mio signore. Siete molto bella. Voi non siete qui per questo. Queste due opere, diciamo, il documentario prima, quindi la storia, come va fatta, come va raccontata, e poi la fiction, come ci siamo un attimo divertiti a interpretare. E questa voce è la voce di Vittorio Bestoso, avete sentito questa bellissima voce profonda che ha raccontato tutto il documentario. Vittorio Bestoso è anche il tiranno, e che è qui e ti voglio presentare, Vittorio. E poi noi abbiamo la nostra Violetta, Elisa Rana, la nostra Violetta del documentario. Due grandi amici, vivono in Ivrea anche loro, come corregiosi, vivono qua. Abbiamo cercato di coinvolgere persone tutte canalizzate, abbiamo Davide Mindo qua, che è stato il nostro cugino di Tirano, che mi ha aiutato tantissimo per questo
riguarda comunque tutto l'uso dei costumi, le location. Io qui ho fatto un po' una slide, qua siamo per esempio nei boschi di Torre Canale di Strambinello, un signore ci ha lasciato tutti questi boschi qua. Questo è un po' il gruppo degli Speculum che fanno ricostruzione storica, sicuramente ci sono qui e che mi hanno aiutato, vedete, poi con delle tecniche siamo riusciti a duplicarli perché non avevamo proprio, no? Tutte queste, quindi facciamo un copia e incolla, mettiamo tutti insieme, però questa è la scena della testa, quindi lui è stato veramente, no, è stato decapitato, però comunque fotogramma per fotogramma, grazie anche a Marco Mion che ha fatto il compositing, ci sono tantissimi miei amici che hanno fatto gli effetti speciali per questo piccolo cortometraggio, che io ringrazio, ringrazio Gerardo Fornari che ha fatto la fotografia, il castello, come avete visto, è il castello di Montalto, quindi ringrazio anche signora Fioruzzi per l'ospitalità. Abbiamo cercato di ridisegnare un po', Fabio Rotta che ha fatto tutte le copertine, le grafiche, questa è la grande del castello. Castello bellissimo, il cavallo, insomma, queste sono tutte le persone che hanno lavorato dietro, sicuramente senza di loro noi non facciamo nulla. Voglio ancora ringraziare le persone tecniche come Damiano Dolando, Dori Costantino e Fabio Buccetto, che stasera mi hanno aiutato a livello tecnico. Insomma, questo lavoro è durato più di 3 anni, l'abbiamo raccolto in questo libro DVD e voglio presentare la padrona in questo lavoro. Grazie a voi, e come dico, come ho detto prima, è un lavoro di tanti. Io non l'ho detto prima proprio perché era meglio che prima potevate avere la visione del documentario. Avete visto che ci sono questi documenti antichi che sono stati inseriti nel documentario e di cui non ringrazieremo mai abbastanza la passione di Raimondo Mazzola. Un applauso per Raimondo che è in fondo, ecco, con la sua libreria antiquaria, perché con grandissima passione lui va alla ricerca di questi cimeli, e questi cimeli sono fondamentali per raccontare, per avere un esempio del passato. E un grande grazie va all'Archivio del Cinema d'Impresa che ci ha messo a disposizione questi filmati. Ho incontrato prima in sala una famiglia che ha dato questi filmati, che è fondamentale, no? Allora, io riallacciandomi a quello che diceva Elisabetta, io me lo auguro che questo documentario giri in quella sala del museo. Ivrea è una città generosa, molta gente ha materiale sul carnevale che renderebbe disponibile, ci fosse veramente un museo per lo storico carnevale. Non mi resta che augurarvi buon Natale, grazie di essere stati qui con noi. Per noi Natale vuol dire che il 6 gennaio le pena lì, quindi aspettiamo i pifferi, per cui per noi Natale è un passaggio, non è la festa. In altri posti l'Epifania, tutte le feste porta via, a Ivrea incomincia la festa, quella vera. Quindi ecco, vi chiedo, ecco, quello che come popolo che sempre partecipa, che sempre c'è, io vi chiedo, sostenete il nostro progetto, perché qualunque aiuto è benvenuto. E la nostra idea sarebbe che voi pensate a questa bella cosa qui, riuscissimo a farla in inglese, riuscissimo a mandarla veramente in giro per il mondo. Ecco, in questo abbiamo bisogno di tutti voi. Grazie, grazie ancora, grazie infinito. Buona festa dello Stario. E buona festa dello Stario a tutti.